con la torre più piccola che abbia mai visto entriamo nel castello. Bentornati in Bannerlord. Dall'ultima puntata ho fatto qualche modifica. Innanzitutto ho spostato il gioco sull'SSD, migliorando certamente i tempi di caricamento e anche un po' le prestazioni generali del gioco. Ho quindi anche alzato il limite del numero di persone in battaglia, perché ho notato che nell'ultima battaglia che abbiamo fatto, ovvero quella enorme dove sono stato ferito, non c'erano così tanti uomini come effettivamente questo gioco può supportare. Siamo ancora col nostro esercito e a questo punto non abbiamo naturalmente truppe da prendere, abbiamo abbastanza cibo per un 14 giorni e direi che possiamo vendere un po' di roba, ma forse no, questa spada non è migliore, diamo questo. Abbiamo uno scudo che possiamo anch'esso dare, no? E magari facciamo un arco delle frecce al posto della lancia. Vediamo anche qua se c'è qualcosa di utile. Di sicuro questi sono meglio. No, per noi non c'è praticamente nulla. Qualcosa per il nostro... Ah no, qui stavo vedendo la versione campagnola. Ok. Qualcosa per la testa del nostro socio, qualcosa per le gambe, braccia, ok, più o meno è tutto, il resto possiamo venderlo. Cavallo e relativa armatura, quindi ok, noi abbiamo questa che naturalmente è meglio. La possiamo vendere e poi prendiamo un po' di grano, che qui è molto economico, arriviamo almeno a direi 40 giorni, perfetto. Dopodiché andiamo a vedere le nostre truppe. Abbiamo questo arciere che può essere promosso, lo promuoviamo. Perfetto, a questo punto possiamo tornare col nostro esercito e continuare a muoverci nel mentre stiamo guarendo. Dove stiamo andando? Stiamo andando, se si leva tu, la geta, eccolo lì. Siamo in guerra con due stati, il Southern Empire e gli Azerai. L'ultima battaglia penso che fosse contro gli Azerai. Ok, se ogni tanto anche qua non penso di poter reclutare molte truppe. Andiamo a vedere di rivendere i nostri prigionieri. Potremmo prendere 4 scout mercenari, ma magari anche no, e quindi continuiamo a stare nell'esercito, nell'armata. Stiamo muovendoci tra le città, probabilmente le altre truppe hanno bisogno di cibo e altre cose. L'esercito non è molto solido in questo momento. Direi che quando arriviamo al 100% posso provare a muovermi verso questo secondo esercito. Ok, adesso ci stiamo effettivamente muovendo verso il castello di Garantor per un assedio. Speriamo che non venga cambiata idea ulteriormente, almeno potremo vedere
il primo assedio di questa serie. Gli assedi sono molto divertenti. Sono su una nuova versione rispetto a quella dell'ultimo episodio, che in realtà non ho ancora provato perché ho appena fatto l'aggiornamento. Ok, nel mentre abbiamo avuto una pace. Allora, abbiamo avuto una pace con il Western Empire, quindi siamo in guerra solo, diciamo, con la popolazione simile ai beduini. Ok, questa è la prima fase di un assedio dove si costruisce un campo d'assedio, poi le macchine d'assedio. E quindi se tutto va bene a un certo punto si assaltano le mura. Ok, abbiamo costruito le palizzate attorno, nel castello hanno qualche meccanismo di difesa, abbiamo anche una, come si chiama, un ariete. E adesso abbiamo anche una torre, direi che sarebbe anche il momento di dichiarare l'attacco se il nostro Tinops si degnasse. Perfetto, all'attacco. Ok, questa è effettivamente una nuova schermata di piazzamento che non avevo mai visto. Diamo semplicemente ready e cominciamo a muoverci. È un attacco notturno. Mettiamoci su queste palizzate e direi di scendere da cavallo. Magari non nel fuoco. Eccoci qua. E vediamo se riusciamo a fare qualche ferito senza prendere altrettante frecce. Qui siamo belli lontani e abbiamo preso la palizzata, quindi non è il massimo. In realtà da questa distanza non vedo neanche gli avversari da colpire e abbiamo perso la palizzata, ecco. A questo punto io mi muoverei verso le mura o con la torre d'assedio. Allora, qui abbiamo il famoso ariete e là stanno già scalando le mura. Andiamo a vedere se si può dare una mano. Direi che i nemici stanno offrendo pochissima resistenza. Diamo una mano qui, cercando di non colpire i nostri. E con la torre più piccola che abbia mai visto, entriamo nel castello. Seguiamo questa calca inferocita. C'è anche qualcuno dei nostri, siamo molto indietro in realtà. E adesso direi che possiamo andare. Allora, non sono saliti qua, però posso salire io e far fuori questo. Come si dice, questo contadinotto. Quello è uno dei miei che si è incastrato. E direi che l'assalto è andato a buon fine a questo punto. Soprattutto guardando adesso il numero di morti
avversari. Forse è stata anche sfondata la porta nel mentre. È anche difficile trovare dei nemici. Ed è stato un grandissimo successo. Vediamo quanta gente abbiamo perso. Abbiamo avuto 14 morti, logicamente nei livelli bassi. Recruit peasant hanno avuto il grande dei danni. Allora, possiamo promuovere un po' di gente. E non abbiamo un prigioniero e abbiamo un bel po' di truppe. Questo è molto buono, che abbiamo liberato dalle prigioni avversarie. Il loot non è un granché. E adesso questo castello verrà assegnato con una votazione, o sostanzialmente per decisione d'imperio, a qualcuno dei a uno dei nobili. Noi per il momento siamo dei mercenari, quindi non possiamo ancora ottenere i castelli, ma ci arriveremo abbastanza alla svelta. Effettivamente qui è cambiato completamente l'impostazione di battaglia. Mi sa che mi sono inserito come indipendente, quindi non sono al comando di nessuno, ma è una strage questa, basta guardare la proporzione tra gli eserciti là sopra e per capire che questa battaglia sarà molto rapida. Però è un'occasione per vedere effettivamente quante truppe vengono mostrate in un singolo colpo alla massima opzione. Poi dovrei andare a vedere, magari hanno alzato ulteriormente il numero. Eccoli lì. Si stanno infilando in acqua. Oddio. Fuori gli scudi perché ho già preso due frecce. Non ho una lancia. Andiamo semplicemente così. Non è una bella situazione, ci siamo incastrati. Intanto arriva una carica. Andiamo di dare una mano. Ok, qualche danno l'abbiamo fatto. Purtroppo nessuna vittima. Si sono veramente incastrati in un punto ridicolo. E là c'è un cavaliere senza cavallo. Che non riesco a prendere. Neanche lui riesce a prendere me. Oh, e mi ha buttato a terra. Ma la battaglia è praticamente finita. Andiamo a accelerare il tempo. In questa battaglia non abbiamo avuto vittime. E abbiamo dato una mano a Vladimir of the Forest People, che è una sono dei mercenari sostanzialmente. Mi piacerebbe tanto avere una lancia e forse in realtà l'avevo. Andiamo a vedere. Ah sì, perché questa è una configurazione. Sì sì, ce l'ho una lancia. Anche una meglio. E allora devo sostanzialmente decidere se in battaglia tenere la spada o la lancia e lo scudo. Vabbè, allora per il momento facciamo così. No, così
e voglio anche l'arco da 102, la spada la segni da non buttare via, perfetto. Vediamo intanto la progressione del clan. Quando arriviamo al livello 2 potremo diventare dei nobili all'interno del regno. Entriamo qua, andiamo a rivendere i nostri prigionieri, andiamo a vendere quel poco di loot che abbiamo. No, questo spear non mi serve. Spata, non ho capito, avevo appena rifatto la configurazione, pazienza. E queste robe qui, l'unica cosa potrebbe essere questa, che però è identica. Il Dragon Banner First Piece, ok, non ho capito neanche quando è arrivato. Vendiamo tutto, ma naturalmente tiene il Dragon Banner, che è la missione principale. I cavalli li teniamo, gli scarponi li vendiamo e andiamo a comprare un po' di grano. Ritorniamo a 40 giorni solo col grano e un po' di altro tipo di cibo che dovrebbe rendere abbastanza felice le nostre truppe. Perfetto, e ora siamo alla difesa di un castello, ma in realtà abbiamo intercettato delle truppe. Purtroppo non siamo in condizioni per combattere, quindi questa battaglia la vediamo dal quadro delle statistiche o dalla tenda medica. Abbiamo avuto un morto sempre tra le reclute, due, tre morti sempre tra le reclute, un arciere, qualche ferito. Acceleriamo un po', che non è il massimo della vita sta cosa qua. Abbiamo guadagnato qualcosa e un po' di loot anche qua, e 7 prigionieri e un po' di allora abbiamo 34 su 47, di cui 10 feriti. Allora, quindi possiamo prendere altre 10 reclute, un po' di loot arrivato, e potremmo saltare in realtà, no, in realtà non so se questo esercito, però sì, io passerei all'altro esercito, che ha molta più gente, però è anche molto più vicino allo sfracellarsi. Vediamo un po' questa cosa, se è una missione principale. Ci dovrebbe essere un carcerato con cui possiamo parlare, questo no. Proviamo a non uscire dal menu. Ma uscire dalle segrete. Volevo provare a vedere se si può andare da un'altra parte in questo modo. Non so qual è neanche qual è il tasto per uscire rapidamente dalle segrete. Ok, con questo torniamo al city center. Ah, ok, così, perfetto. Allora, se io seleziono qua, dovrei vedere effettivamente,
Sì, però non mi dice nulla in realtà. Vabbè, andiamo via. Possiamo reclutare nessuno? No. Ritorniamo all'esercito. Allora, intanto è passata la decisione a chi dare il castello famoso, quello appena conquistato. E stiamo andando a un altro a fare un altro assedio. Questa zona la considero sempre molto pericolosa perché qui è effettivamente il deserto e c'è questo piccolo ponte. Ecco, se questo è quello che succede quando l'esercito non ha più coesione, si disperde e siamo in terra straniera. Vediamo se per caso. Ok, qui vogliono dei cavalli, ma non è il momento. Purtroppo non è stata la miglior scelta andare con questo esercito. Abbiamo una nuova armata creata qua, queste due armate, però alla fin fine siamo in guerra con queste in questa zona. Quindi alla fin fine penso che le armate dovranno ben venire qua. Qui sono stati già fatti tutti i possibili saccheggi. Quindi non possiamo dare una mano, però possiamo provare ad andare a reclutare un po' di soldati. E qui siamo veramente fortunati. Li prendiamo tutti e sei. A questo punto siamo a 40 di 49, possiamo promuovermene anche un paio. Soldi, siamo a posto, andiamo in questa città, dove forse però ci sono un po' troppe truppe per trovare qualche recluta, invece no. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfetto. Andiamo a controllare, 49, 49, siamo al massimo. A questo punto abbiamo 42 giorni di cibo e possiamo unirci a un torneo. Proviamo la nostra fortuna al torneo, cioè in palio un bel cavallo. La prima sono uno contro uno. E noi siamo contro una personalità. Quindi non mi sembra il caso di scommettere perché probabilmente non ne uscirò vivo. Infatti, massacrato. Ok, non c'è stata proprio partita. Quindi possiamo lasciare. Fortunatamente i tornei non danneggiano, non fanno danni permanenti, quindi continuiamo a guarire. C'è questa carovana con 50, in realtà qui non abbiamo niente da prendere e andiamo a unirci a quell'armata che, se non sbaglio, è l'armata a cui eravamo uniti fino a un momento fa. Stiamo correndo a difesa di un castello che è attualmente sotto attacco. Sono solo 300 truppe, speriamo di non trovare un inferno, però si vede che si sta unendo anche qualcun altro. Sono 500 truppe, ma forse 603 a 573. Siamo lì. Allora, vediamo se cosa posso fare. Posso comandare gli arcieri pronti.
Onwards! No, oh, è cambiato. Ah no, non è cambiata la voce, forse era la mia voce. They're moving! Off the horses! To your mounts! Allora, in realtà sto dando degli ordini molto a caso. Arms like the bark! Allora, io volevo il follow me. Perfetto, il follow me. Però devo andare un pochino più piano perché se no, quando mi trovano? Allora, e come formazione diamogli la loose formation. E quelli sono cavalli in carica. Vediamo se possiamo fare qualche danno. Dobbiamo fare skirmish in fronte, ecco che arrivano i nostri. Vediamo se... riusciamo a fare qualche danno anche noi. Perfetto. E mentre i nostri arcieri penso che stiano dando una bella mano, anche se è una battaglia strana perché siamo tutti molto larghi, non sta arrivando, non stanno arrivando altri ordini. Questi sono gli arcieri nemici su cui possiamo fare un po' di strage. La cavalleria contro gli arcieri è qualcosa di devastante. Soprattutto attaccando lateralmente e non andando a cercarsi le frecce. Mi dimenticavo che ho anche lo scudo. Ok. Siamo in carica. Sinceramente mi danno l'ordine di carica, ma avendo degli arcieri li lascio dove sono. Però l'ordine di carica è abbastanza dell'idea che dovremmo esserci abbastanza vicini a una vittoria, cosa che effettivamente nei numeri che vediamo là sopra sembrerebbe confermato. Molta energia, il cavallo è altrettanto insanguinato, quindi io farei un po' di passi indietro. Vediamo se posso fare qualche danno tra questi in fuga. Ok, la musica è assolutamente cambiata nel tema della vittoria. Questo è andato. E abbiamo assolutamente vinto, con solo 7 morti nelle nostre fila. Direi eccezionale. È contenta di vederci la nostra alleata. Abbiamo probabilmente più prigionieri di quanti ne possiamo prendere. Infatti ne lasciamo giù un paio. Sto vedendo se ce n'è qualcuno di grado più basso da lasciare indietro. È stata praticamente una battaglia dove
tutti i nostri soldati hanno guadagnato abbastanza esperienza per essere promossi, quasi tutti. Abbiamo ancora un 20 feriti. Probabilmente posso provare a prendere gli altri prigionieri sperando che i feriti guariscano, aumentando la capacità di mantenimento di prigionieri. Proviamo a fare questa manovra, anche se al limite succederà che scappano. Allora, se questa sembrerebbe una buona spada rispetto alla mia spada, proviamo a... Allora, questa è 78-94, Trust, allora 18, 37 di Pierce, 58 di Cut e 55 di Cut. No, in realtà sembrerebbe ancora meglio la spada. Questa è assolutamente peggio. E vabbè, il resto vediamo. Allora, c'è questo scudo che è migliore del nostro per un paio di regioni. La prendiamo. E il resto va bene così. Perfetto. Direi che per questo episodio è tutto. Ci lasciamo con l'ingresso in questo castello. E al prossimo, nel prossimo episodio continueremo a girare con l'esercito e continueremo questa guerra. Al prossimo episodio!